Chiesa di San Pietro Apostolo. La Chiesa di San Pietro Apostolo venera il santo patrono della città di Fisciano, San Vincenzo Ferrer. Le prime notizie risalgono al 1309. L'impianto interno della chiesa è a croce latina rovesciata, con il presbiterio leggermente sopraelevato rispetto alla quota d'ingresso. Nel corso dei secoli, l'edificio ha subito modifiche strutturali e danneggiamenti a causa di terremoti. L'ultimo intervento, a seguito del terremoto del 4 maggio 1813, terminato nell'aprile 1816, ha determinato l'attuale struttura. In quel periodo, le funzioni religiose furono svolte nella chiesa dell'ex convento di Santa Maria del Monte. Nella chiesa era custodito un polittico del 1526 di Andrea Sabatini, raffigurante la Madonna delle Grazie tra i santi Francesco d'Assisi e Antonio da Padova. L'opera è oggi sostituita da una copia. L'originale è esposto al Museo Diocesano San Matteo di Salerno. Congrega Santissimo Nome di Dio, del Rosario e dell'Assunta. Il complesso, collocato immediatamente a destra della chiesa di San Pietro Apostolo, è caratterizzato da un ingresso dal forte impatto visivo con una scala a doppia rampa. La congrega è stata edificata nel 1765 col contributo di nobili famiglie fiscianesi e grazie al lavoro di maestranze locali, quali gli stuccatori e i pipernieri di Calvanico. La congrega è in stile tardo-barocco. La costruzione si sviluppa su tre livelli, i quali potrebbero rappresentare metaforicamente i tre regni dell'oltretomba. Il piano interrato, attualmente tombato, prima dell'editto di Saint-Claude, era utilizzato per la sepoltura. Il piano terra è ricoperto da volte a botte, stuccate, e forse era il luogo dove si tenevano le assemblee della confraternita. In questa sala ci sono delle nicchie alternate da ovali e da ciò si può dedurre che molto probabilmente potevano esserci i busti dei fondatori o dei santi protettori della confraternita. Il piano superiore è caratterizzato da un antico coro ligneo, in fondo al quale è collocato un altare con una pala di Michele Ricciardi del 1753, raffigurante la Madonna Assunta in cielo. Ai lati della pala ci sono due nicchie in legno, con le statue di Maria Santissima Assunta in cielo e di Maria Santissima del Rosario. L'ultimo restauro, del 2013, ha interessato il rifacimento totale dell'intonaco esterno della congrega, alcuni stalli risalenti al 1693 e la tela del Ricciardi. Chiesa dello Spirito Santo. Le prime notizie risalgono al 1579, quando l'attuale Chiesa dello Spirito Santo risulta da poco completata. L'impianto è ad unica navata, scandita ai lati da sei cappelle, in fondo alla quale vi è il presbiterio, dove su un antico altare marmoreo è posizionata la statua della Madonna delle Grazie. All'intradosso della navata vi è l'affresco della discesa dello Spirito Santo, mentre nella lunetta della cupola del presbiterio è affrescata l'ultima cena e ai quattro angoli gli evangelisti. Chiesa Santa Maria del Fieno e Sant'Alfonso. Il complesso religioso di Santa Maria del Fieno e Sant'Alfonso, con annessa canonica, risale al XIV secolo. La chiesa ha un impianto tripartito con una navata centrale e due laterali, scandite da colonne in marmo. L'involucro esterno e la torre campanaria sono interamente realizzati in tufo. Sul portale della facciata principale vi è un'antica edicola votiva della Madonna del Fieno, risalente al 1833. Gli ingenti danni causati dal disastroso terremoto del 1980 e l'incuria hanno reso il complesso un bene in avanzato stato di degrado e abbandono. Palazzo De Falco. Il complesso edilizio dei Palazzi De Falco costituisce uno degli isolati più rappresentativi posti alle porte di Fisciano. La prima menzione di Casa De Falco a Fisciano si data al 1437.
non restano tracce evidenti della struttura medievale di questa suggestiva dimora gentilizia, dati i numerosi interventi di rifacimento dei secoli successivi, dai quali risulta l'attuale conformazione della fabbrica. Gli interni della tenuta si caratterizzano per le raffinate decorazioni. Le scalinate monumentali e i saloni, i soffitti riccamente affrescati in stile Liberty, restituiscono solo in minima parte le raffinate atmosfere in cui una delle più importanti famiglie della nobiltà fiscianese viveva e tramite le quali si rappresentava.